Ciao Cristian e ciao a tutti quelli che seguiranno questo video. Io sono Ferdinando, anche conosciuto come Herr Morbid dei Forgotten Tomb. E sono qua per parlare dei miei inizi nella musica hard rock e metal e anche della mia carriera successiva, come mi ha richiesto Cristian. Allora, io inizio ad ascoltare musica metal intorno al 1988. Quando scopro dei dischi hard rock nella collezione dei miei genitori, che erano Flick of the Switch degli AC/DC, Made in Europe dei Deep Purple, Led Zeppelin 4 e un disco dei Pink Floyd che era Amalgam, anche se è più rock psichedelico, diciamo. Questi tutti dei vinili che erano appunto nella collezione dei miei e che ho ascoltato, diciamo, centinaia di volte fino a quando poi un paio di anni dopo con le prime paghette e cose di questo genere riesco a prendere i miei primi dischi in negozio che sono stati più o meno, non mi ricordo in che ordine, ma all'incirca erano User Illusion 1 e 2 dei Guns N' Roses su vinile, LP. Poi avevo preso la cassetta di Slave to the Grind degli Skid Row, e poi avevo preso due dischi dei Motley Crue, Shout at the Devil e Girls, Girls, Girls. Questi erano i primissimi dischi che avevo preso. Naturalmente nel frattempo mi avevano duplicato varie cassette tra amici di scuola, parenti degli amici di scuola, amici del quartiere, parenti, cugini miei, insomma, diciamo che mi ero già fatto un'infarinatura generale abbastanza ampia in tutto l'hard rock, il metal classico. Così come il thrash metal dell'epoca, insomma, un po' i grandi classici, ecco, che giravano in quel periodo e che tuttora vengono considerati dei classici, ecco. Così arriviamo ai primissimi anni 90, diciamo il 91, no, il 92, sì. Nel 92 inizio a interessarmi anche a generi più estremi, quindi in primis il grindcore e il death metal. Quindi sempre tramite un po' di amici, un po' tramite una mia ricerca personale su riviste del settore che scopro esistere in edicola. Inizio ad ascoltare tutta la scena grind e death americana, europea, quindi i vari, dopodiché appunto compro i vari CD e qualche vinile sempre, a seconda di quello che trovavo nei due negozi che c'erano nella mia città. Compro quindi Slowly We Rot degli Obituary, i primi due dei Side, poi compro Tomb of the Mutilated dei Cannibal Corpse, cose di questo genere, ecco, e tutti gli altri vari gruppi maggiori dell'epoca, Morbid Angel ovviamente, sì, Covenant deve essere stato il primo che ho preso. Quello sì, era il periodo qui 92-93. Carcass, ecco, anche i Carcass ascoltavo molto all'inizio, sia Symphonies of Sickness che Heartwork. Erano appunto dischi che ho ascoltato tantissimo e ho sempre avuto un grosso amore per il death metal nelle sue varie forme, specialmente quello, diciamo, old school, anni 90, che tuttora ascolto spessissimo anche i gruppi minori, adesso che c'è la possibilità di recuperare più cose che all'epoca erano quasi introvabili.
Comunque questa diciamo che è stata un po' la mia educazione metal quando ero bambino e adolescente, diciamo. Al di là che poi ho sempre ascoltato anche altre cose, ho sempre ascoltato quello che mi piace, quindi mentre ascoltavo death metal potevo anche ascoltare, che so, gli Alice in Chains, ecco, gruppi di questo genere, o il Southern Rock. Nel senso, ho sempre avuto dei gusti abbastanza eclettici, infatti la mia discografia, la mia collezione di dischi è piuttosto eterogenea e anche numerosa, diciamo. E così arriviamo appunto verso il 93-94, in cui inizio a interessarmi anche al black metal, che già conoscevo avendone letto ampiamente su fanzine, riviste di settore e via dicendo, però inizialmente non ero un grandissimo fan perché non riuscivo a capire le produzioni appunto sottoprodotte, diciamo, perché venendo comunque dalla scena death metal, la maggior parte dei dischi con cui ero cresciuto in quegli anni erano registrate Morrisound o in altri studi di quel livello, quindi diciamo che non capivo perché avessero questo suono trucido, fino a quando poi naturalmente l'ho capito e ho cominciato ad apprezzare tutti i classici norvegesi, europei, specialmente, che uscivano in quel periodo, quindi diciamo che ho avuto anche la fortuna di poter comprare, quando uscivano molti dei dischi che adesso sono considerati dei classici, quindi i vari Emperor, Mayhem, Burzum e via dicendo, ecco. Da lì è nata la mia passione per il black metal, che trasformerò poi poco più avanti in musica anche per le mie band. In quel periodo, diciamo tra la fine del 93 e l'inizio del 94, decido di iniziare a suonare la chitarra e a cantare, anche se non sapevo assolutamente cantare all'epoca. In quel periodo suono così, inizio diciamo a studiare lo strumento, quindi strimpello più che altro, più o meno disastrosamente, con amici di scuola, del quartiere, cose di questo genere, e si va avanti così, insomma, a migliorare a piccoli passi tra un po' di cover, un po' di pezzi propri, sempre nell'ambito del metal, più o meno estremo a seconda dei momenti. Comunque arriviamo intorno al 97 in cui comincio, insomma, a suonare un po' meglio. Quindi decido di formare un paio di band insieme a delle persone che nel frattempo avevo conosciuto e che erano un po' più sulla mia linea d'onda, diciamo, riguardo ai generi che si volevano suonare, anche perché all'epoca nella mia città e dintorni, diciamo che la scena non esisteva assolutamente, quindi c'erano degli sparuti metallari che ascoltavano metal estremo, ma si contavano sulla punta delle dita, ecco. Quindi già era difficile trovare gente che ascoltasse il genere, figuriamoci suonarlo e anche a livelli decenti. Ecco, comunque riesco a fare un paio di band di metal estremo che sono i Dacreon, che era stato un po' un compromesso perché diciamo io volevo fare cose un po' più estreme, ma alla fine abbiamo cercato di trovare una cosa che piacesse un po' a tutti e quindi ci stabilizziamo su una sorta di death melodico, un incrocio tra la scuola dei Carcass e quella svedese, diciamo. E i death floridiani, ecco. Dopodiché formo i Sacrater pochi mesi dopo, che invece erano una band black metal
con cui decidiamo dopo pochissimo, dopo degli inizi un po' incerti, diciamo, decidiamo di fare quello che ci aggrada maggiormente, ed era un black metal molto brutale, però con degli inserti, come dire, recitativi in latino, che avevo preso un po', diciamo, da title track di The Mysteries Dom Satanas. Però l'avevo estesa, diciamo, a più canzoni, creando questa sorta di proto-orthodox black metal, ecco, una cosa di questo genere, nonostante, vabbè, tutti i limiti dell'età, dato che avevamo 16-17 anni o giù di lì, tutti più o meno. Mentre con i Dacreon, facciamo un demo nel 98, i primi mesi del 98, omonimo. E con i Sacreter invece facciamo il demo su Darion Tenebre, sempre nel 98, 2 o 3 mesi dopo. E entrambi i demo poi vengono chiaramente mandati alle riviste di settore dell'epoca, i vari Metal Hammer, Metal Shock, Grindzone e via dicendo, e devo dire che ottengono un ottimo risultato, perché entrambi diventano top demo su diverse di queste testate. Comunque in generale ottengono ottimi responsi, e oltretutto vendono parecchie centinaia di copie entrambi i demo, considerando anche che poi nel frattempo mi ero messo chiaramente a fare il famoso tape trading, quindi spedivo cassette in tutto il mondo, rispondevo via lettera con tantissime persone. Questo è stato, diciamo, un bel periodo, ancora delle casse piene di lettere, come tu, Christian, ben saprai, dato che anche tu in quel periodo eri dedito a questo genere di cose. Ecco, erano altri tempi, come si suol dire, che ricordo con affetto. E diciamo che chi non li ha vissuti, non può capire cosa volesse dire. Ecco, adesso è una cosa anacronistica, però io penso fosse un gran bel periodo. Ecco. Detto questo, arriviamo all'inizio del 1999, in cui entrambe le band cominciano ad avere un po' di problemi di vario genere, dovuti anche all'età, che era quando finivamo il liceo, insomma, ognuno ci aveva un po' le sue cose. Quindi finisce che le band si sciolgono e io proseguo da solo, decidendo di dedicarmi interamente al black metal, che era, diciamo, il genere che più mi rappresentava in quel momento. Ecco, detto questo, formo insieme al bassista, in realtà all'inizio dei Sacrater, i Forgotten Tomb, che dovevano essere un duo. Poi invece il bassista se n'è andato quasi immediatamente, quindi sono rimasto da solo e mi sono occupato di tutti gli strumenti e della programmazione di una drum machine, dato che all'epoca era quasi impossibile trovare dei batteristi in grado di suonare cose di quel genere, specialmente molto veloci, ecco, via dicendo. Detto questo, registro Obscura Arcana Mortis, che era il primo EP demo. Alla fine era un demo spacciato per un EP, però faccio questo demo, che in realtà erano pezzi che avevo scritto quasi interamente per i Sacrater, che già provavamo con i Sacrater pochi mesi prima. Questo perché non volevo perdere tempo, diciamo, a scrivere subito dell'altro materiale, e quindi volevo cercare di mantenere il nome della band, voglio dire, di quello che facevo io nell'ambiente, nella scena, dato che all'epoca, non essendoci comunque internet esteso come era adesso e via dicendo, era difficile, ecco, promozionarsi. Quindi non è che potevi aprire una pagina Facebook e dire: "Ah, ragazzi, ho questa nuova band, ascoltatela", ecco. Quindi era tutto un continuo di flyer,
e mandare cose in giro, però ovviamente dovevi anche far sentire qualcosa, se no sembravi un banfone, ecco, se dicevi ho una nuova band ma nessuno l'ha mai sentita. Quindi niente, registro in parole povere questo EP che comunque era venuto anche molto bene per l'epoca e inizio a mandarlo un po' in giro sia per promozionare il nome della band che eventualmente trovare un contratto. Io però stavo già pensando di fare qualcosa di diverso ed è così che arriviamo al 2000. L'EP tra l'altro esce con un anno di ritardo perché ci sono stati un sacco di problemi a livello di stampa del disco, sia del CD fisico che del booklet. C'erano stati un sacco di problemi e quindi una marea di ritardi e era pronto per giugno 99 circa, ma esce un anno dopo, che era oggettivamente troppo tardi anche per quel genere di cose che avevo fatto su quel CD, che era appunto sempre un black metal abbastanza occulto, orthodox, un po' sulla linea del demo dei Sacrater, più perfezionato a livello di esecuzione e testi, vi dicendo, però comunque era cose prettamente per me anni 90. In ogni caso, esce questo CD finalmente nel giugno del 2000 e lo mando un po' in giro, ma non ottiene grandissimi responsi da parte di vista, dal punto di vista delle case discografiche. Per cui mi ritiro, diciamo, a vita privata, per un po' contemplo il da farsi e vado avanti nel frattempo a scrivere quello che stavo già scrivendo mentre registravo Scuracana Mortis, che era del materiale maggiormente lento, depressivo, sinistro, con dissonanze, arpeggi e cose di questo genere, che all'epoca era piuttosto anomalo, dato che comunque la maggior parte delle band black metal, diciamo tranquillamente più del 90%, suonavano velocissime, era un po' il periodo dei Dark Funeral, Marduk, questo genere di cose. Quindi c'era, diciamo, il black metal aveva preso un po' questa deriva war, super mistica, ecco, che non era una cosa che a me interessava particolarmente, dato che ho sempre preferito o le cose più occulte oppure cose appunto più atmosferiche, depressive, cose del genere. Quindi, dato che in quel periodo ascoltavo per lo più Burzum, poi cose tipo Strid, il demo dei Thorns, i Bethlehem, dei primi dischi, i Manes del primo disco e dei demo, questo genere di cose erano le uniche che insomma suonavano più o meno come avrei voluto, però ci mancava ancora qualcosa per quanto mi riguardava. Quindi volevo fare qualcosa di più, insomma, che suonasse mio, originale, più originale. Quindi ho deciso di mischiare queste mie influenze, neanche diciamo con troppo, neanche pensandoci troppo, nel senso mi è venuto naturale così, praticamente, di unire queste influenze a cose più dagli ambiti del doom metal e del dark wave. Quindi doom metal inteso sia come Saint Vitus o Black Sabbath, sia come cose funeral doom, oppure cose più vicine a certo gothic dell'epoca come i Paradise Lost o i Catatonia, sì, per alcune cose. E mentre dal Dark Wave io ero un grande fan dei Death Cult barra The Cult, dei primi dischi specialmente, quindi ho preso sicuramente un po' dello stile chitarristico delle chitarre soliste da quello, nonché dai primi Christian Death, e Joy Division e soprattutto anche Sisters of Mercy, che sono uno dei miei gruppi preferiti del periodo, ecco, diciamo. Quindi
Quindi ho preso tutto questo insieme di influenze, ho cercato di metterle insieme in una cosa mia che avesse una sua originalità, diciamo, anche tenendo conto del mio background prettamente rock, con cui sono cresciuto, quindi diciamo che già c'erano delle influenze rock, se vuoi, dark rock, ecco, già sul primo disco di Forgotten Tomb, diciamo, che poi in un futuro avremmo ampliato, ecco. Comunque, così facendo, registro Songs to Live tra il 2000 e il 2001, era pronto era metà del 2001, era pronto Songs to Live, finito, registrato. E così, siccome all'epoca scrivevo anche per una fanzine, che era Solitude Eternus, ero in contatto con Niklas Svarfort, in pratica. Dovevamo fare un'intervista con Niklas Svarfort degli Shining svedesi, che all'epoca avevano appena fatto uscire da pochi mesi il primo disco, il primissimo, e quindi nel frattempo vedo su internet, che era ancora abbastanza primitivo, diciamo, come network, c'era questo sito dell'etichetta di Kvarfort, per cui aveva fatto uscire il suo disco, quindi l'autoprodotto, diciamo, no? E vedo che questa etichetta era Selbstmord Services. Vedo che il concept dell'etichetta era molto in linea con quello che io avevo registrato, e che le poche band che aveva in programma di far uscire in quel periodo, dato che era anche lui proprio agli inizi, erano band, insomma, con un concept e una serietà e anche uno stile musicale che era in linea con quello che stavo facendo io, ecco. Quindi decisi di mandargli un promo con il disco finito. Questo era nei primi mesi del 2001. Lui rispose aveva ascoltato il promo e gli era piaciuto un sacco e fondamentalmente voleva mettermi sotto contratto con la Selbstmord Services. Così succede che ci sentiamo per telefono, parliamo un po' e poi decide di venirmi a trovare nell'estate 2001 insieme a Nox dei Kraft. Quindi passano una settimana a casa mia e discutiamo un po' dell'etichetta, di quello che vorremmo portare, o meglio riportare, nell'ambito black metal, questo genere di cose, della nostra visione del futuro per il genere, per le nostre band, eccetera. Si fanno un sacco di progetti, cose. C'era molto entusiasmo, diciamo, in quello che volevamo fare, ecco, molta attitudine. Era un periodo molto creativo in cui si credeva, ecco, nelle cose che si facevano. Non c'erano pose o questo genere di cose, ecco, eravamo abbastanza matti, diciamo. Quindi, insomma, organizziamo un po' di cose per il futuro. Fatto sta che il disco poi previsto per l'uscita con Selbstmord esce per l'etichetta, ma ci mette decisamente più del previsto. Infatti ci mette un anno circa, esce ad agosto del 2002, ed è un peccato che sia uscito così tardi, perché diciamo che ha leggermente perso il momento in cui altre band appunto stavano uscendo, e quindi la cosa mi ha un po' scocciato, però alla fine comunque si è rivelato molto influente per quello che poi diventerà il DSBM, come lo chiamano adesso, che è Depressive Suicidal Black Metal, che all'epoca ovviamente era un acronimo che non esisteva.
e non mi stuferò mai di ripeterlo, dato che noi e anche altre pochissime band del genere lo chiamavano semplicemente Depressive Black Metal o Dark Metal, variazioni di queste due cose, ecco. Semplicemente perché il genere non esisteva, cioè il fatto è quello. Era semplicemente un aggettivo depressive per descrivere più o meno il tipo di black metal, perché chiaramente quando dicevi black metal in quel periodo pensavi sempre ancora alle robe super veloci e tutto questo genere di cose. Mentre noi avevamo un approccio completamente diverso rispetto alle cose che andavano per la maggiore, quindi si usava quei termini per cercare di dare più o meno una descrizione di quello che facevamo, sia per le tematiche che per la musica proprio in sé, ecco, che era decisamente diversa e all'epoca anche piuttosto fresca, perché la maggior parte delle band proto Depressive non erano più esistenti o avevano cambiato genere, quindi noi aggiungendo tutto questo genere di innovazioni dentro a quello che facevamo, dico noi, sia come Forgotten che le altre poche band che facevano questo genere in quegli anni, sicuramente è stato qualcosa di una sorta di boccata d'aria malevola in una scena che insomma stava diventando un po' una parodia di se stessa, ecco. È così che esce Songs to Live ed ha un successo notevole. Devo dire che all'epoca ha creato veramente un grosso buzz nella scena e ha anche venduto veramente tantissime migliaia di copie, tant'è vero che poi è proseguito negli anni a vendere, venire ristampato da tantissime in tantissime versioni e formati. Ed è un disco quindi che appunto è risultato in poco tempo una sorta di cult album molto influente per la scena, cosa di cui ovviamente sono orgoglioso, anche se non penso sia assolutamente il nostro miglior disco, però appunto l'importanza storica c'è e quindi ed è riconosciuta, diciamo, da un po' all'unanimità, così come il disco dopo, i due dischi dopo, che erano Springtime Depression e Lost Burial Ground, per cui ecco, era un periodo importante che sicuramente ha segnato un bel inizio per Forgotten Tomb e che sicuramente ha decretato buona parte della nostra notorietà negli anni, ecco, sono dischi così importanti che sono contento di aver fatto. E niente, finito il periodo di Songs to Live, l'uscita di Songs to Live, in pratica decido che mi sarebbe piaciuto cominciare a suonare dal vivo e dare anche una sorta di impatto visivo a quello che facevo, quindi recluto alcuni session e iniziamo a suonare dal vivo con un concerto, penso che il primo fosse a Milano all'Indian Saloon all'epoca, che adesso dovrebbe essere il Blue Rose, insieme a Mortuary Drape e a qualche altra band che mi sfugge. E da lì iniziamo a fare appunto qualche altro concerto. In quel momento poi arriva il momento di registrare il secondo album, che all'epoca insomma si lavorava velocemente, quindi specialmente dato che componevo tutto io, quindi è ora di registrare il secondo album e mi accordo con Kvarfort per andare in Svezia. Quindi vado in Svezia, che, dove ero già andato tra l'altro l'estate prima, l'estate del 2002. E avevo conosciuto, diciamo, parecchi personaggi di band che all'epoca stavano cominciando a farsi un nome, alcune delle quali uscivano per Selfmord, come i vari Onskapt, Kraft, i Silencer, i Vatain, i Zavorash,
band di questo genere, ecco, erano tutte, circolavano tutte intorno alla scena di Stoccolma, quindi avevo conosciuto un po' di queste band all'epoca. In ogni caso torno in Svezia il gennaio del 2003 e vado agli Abyss Studios, i noti studi di Peter Tägtgren dell'Hypocrisy, e lì registro Spring Time Depression insieme a un batterista che era Ted Wedebrand, che era il batterista appena uscito dagli Shining, che avevano preso Hellhammer in quel periodo. Fu così che registriamo questo disco che doveva inizialmente uscire per Sales More Services, ma alla fine, per svariati motivi, esce per Adipocere Records, francese, che all'epoca era un'etichetta ancora abbastanza cult per, diciamo, il metal estremo underground. Adipocere fa comunque un buon lavoro e il disco è anche questo un successo, direi. Un disco che vende un bel po' di migliaia di copie, forse va addirittura meglio del primo inizialmente, e consolida, diciamo, lo status della band, che nel frattempo naturalmente attira sia adoratori che hater, ecco, come è sempre stato, e comunque la popolarità è in continua crescita. A quel punto decido di cercare di avere una line-up fissa per suonare dal vivo in maniera più continuativa, dato che avevamo fatto solo due o tre show, ecco, cose di questo genere. Per cui recluto in pianta fissa Keon Hamm, conosciuto anche come Asher, alla batteria, che veniva da delle band del Parmigiano come i Dunkelnacht, poi Alessandro, conosciuto anche come Algol al basso, che veniva dalla band, aveva una sua one man band, IEMS, con cui già eravamo in contatto ai tempi del tape trading, diciamo. E come chitarrista troviamo un ragazzo della mia città che leggermente più giovane di noi, che però era molto talentuoso ed era Tiziano, conosciuto anche come Razor SK. Da quel momento nasce la prima line-up fissa di Forgotten Tomb, con cui che poi durerà, diciamo, dal 2003 fino al 2011, con cui iniziamo a suonare assiduamente dal vivo e soprattutto iniziamo ad andare all'estero a suonare, dato che cominciavo ad avere diverse richieste, e mi organizzo all'epoca per andare a suonare ovunque ci sia la possibilità, ecco. Per cui andiamo prima in Germania, facciamo da supporto a 1349 Eternus al Festung di Bitterfeld nel 2003. Dopodiché c'è Olanda, facciamo diversi show sia da supporto che da headliner, tutti show tra l'altro che con una bella affluenza, in certi casi poi sì, veramente entusiasmanti per certi versi, ecco. E quindi appunto continuiamo a far crescere il nome della band, i dischi continuano a vendere, e, insomma, la strada, diciamo, che va migliorando. E a quel punto, sull'onda dell'entusiasmo, avevamo già scritto anche Lost Burial Ground, che era il terzo disco di Forgotten Tomb. Lost Burial Ground, è un disco che, nonostante appunto dal punto di vista della band, le cose stessero andando decisamente bene, la nostra vita privata era un po' di tutti, chi più chi meno, era abbastanza folle all'epoca, e quindi tra problemi di vario genere, abusi di vario genere, estremismi totali,
violenza di tutto e di più, autodistruzione completa. Insomma, era un periodo un po', di instabilità emotiva per tutti, ecco, diciamo. Io in particolar modo avevo i miei problemi, quindi esce un disco estremamente oscuro, anche molto violento rispetto ai due prima, che tra l'altro è uno dei miei preferiti, credo, di Forgotten Tomb. Quindi dopo questa estremizzazione, ulteriore, diciamo, estremizzazione, ricominciamo i concerti dal vivo. E devo dire che vanno sempre meglio, facciamo diverse date sold out anche da headliner in club dell'epoca come il Goldwisselaar di Arnhem in Olanda e altri, un festival in Francia, di diverse cose piuttosto affollate, diciamo. Il disco va anche quello molto bene, tant'è vero che nella prima settimana vende 1500 copie, che al giorno d'oggi sarebbe andrebbe in classifica, tipo considerando quanto hanno abbassato le vendite, ecco, le classifiche delle vendite. In ogni caso, insomma, il disco va molto bene sia all'inizio che poi andando avanti. E diventa un altro album abbastanza cult, forse non a livello dei primi due come popolarità, ma insomma, direttamente dietro. Ecco, diciamo che normalmente viene, la prima trilogia è tutta considerata nell'ambito dei classici, ecco, del sottogenere, quindi insomma un altro disco molto influente con una delle nostre canzoni più note che è Alone. E quindi ecco, nel caos generale è un anno positivo per la band, ecco, che continua a diciamo avere buoni responsi e allargare il seguito. Nel frattempo cominciano ad esserci un po' di cambiamenti, secondo me, nella scena, perché comincia ad esserci YouTube verso 2005, cominciano ad esserci peer-to-peer, dato che la DSL cominciava a diventare più veloce, e insomma, secondo me, da lì il black metal inizia un po' a cambiare, nel senso che so che molti non la pensano così, specialmente magari quelli più giovani che se lo stanno godendo adesso con le band più recenti, però per quanto mi riguarda il black metal come l'ho conosciuto negli anni 90 inizia a scemare verso il 2005 per quanto mi riguarda, quando diventa diciamo un po' alla portata di tutti, nonostante io non sia mai stato Non, io non sono mai stato contro a non sono uno di quelli che voleva che si facessero per forza le edizioni in 10 copie e questo genere di cose, però diciamo che internet è stata una cosa eccessiva, cioè prima i dischi se volevi te li trovavi comunque, ecco, con internet poi la cosa è arrivata gente che purtroppo secondo me non c'entrava molto, ecco, con la scena o con quello che si cercava di fare. È diventato un po' un circo, no? Se vogliamo, pieno di gente che parla, bla bla bla, e dice delle fesserie. E da lì è solo peggiorata, nel senso basta guardarsi, farsi un giro su internet adesso e chiaramente ti rendi conto che il livello è piuttosto basso, direi, a livello di caciara da mercato. Quindi ecco, per me fare certi generi è cominciato a diventare, non dico anacronistico, ma semplicemente non c'era più la patina di mistero, no? Quel genere di cose che facevano bene un po' al black metal, ecco. Da lì ho fatto quindi un breve periodo in cui mi sono preso una pausa di riflessione, sia per risolvere un po' dei miei problemi, sia per appunto riflettere su questa situazione generale del black metal e della nostra musica, ovviamente. Da lì iniziamo a scrivere del nuovo materiale, coinvolgendo anche
gli altri del gruppo e decidiamo un po' di fare quello che ci pare, nel senso, senza stare a pensare alle aspettative del tipo, ah, siccome i primi tre dischi hanno fatto successo, allora dobbiamo farne un altro uguale identico, no? E abbiamo iniziato a fottercene di questo genere di cose. Cominciavamo ad avere 24, 25, 26 anni, quindi abbiamo detto, nel senso, si diventa un po' più adulti e si pensa che, nel senso che uno deve fare quello che gli pare, no? Cominci a fottertene, no? Parole povere. Dici, il nome ce l'abbiamo, se la gente gli va bene è così, se no, sti cazzi. Quindi facciamo Negative Megalomania, che era un disco, diciamo, un po' controverso, in cui avevamo aggiunto altre delle nostre influenze, come influenze Sludge, Southern, Doom, cose di questo genere, alcune voci pulite per avere uno spettro un po' più ampio, della musica, strutture un po' più progressive, assoli, tipicamente hard rock, metal. Era un disco molto vario, nonostante fossero 5 pezzi molto lunghi. È un disco che nella sua imperfezione comunque ha fatto fare un ulteriore passo in avanti alle cose, perché diciamo che eravamo abbastanza avanguardistici per certi versi in alcune delle cose che abbiamo fatto su quel disco e che rivedo adesso magari fatte più di 10 anni dopo, no, ti viene da dire sì, ok, nel senso, ci siamo capiti, no? Ecco, fatto sta che il disco, nonostante appunto una fascia più, come dire, tradizionalista, critichi ferocemente, specialmente quelli che volevano, cioè a cui erano appunto molto piaciuti i nostri primi dischi. Volevano ovviamente qualcosa ancora su quella linea, però noi abbiamo dato retta più che altro al nostro estro artistico e quindi eravamo soddisfatti di quel disco e in realtà poi il disco va piuttosto bene, vende anche quello parecchie migliaia di copie in breve tempo e considerando anche che appunto le vendite cominciavano un po' a calare per via del peer-to-peer e cose di questo genere, e riusciamo a fare svariate date in Europa, più che altro da headliner, che vanno anche quelle piuttosto bene. Finito il periodo di Negative Megalomania, decidiamo di prenderci una breve pausa per motivi prettamente di vita, diciamo, lavori, cose di questo genere, rotture varie. Fatto sta che ci prendiamo una breve pausa, così riordiniamo anche le idee e poi facciamo uscire nel frattempo una raccolta che per celebrare i 10 anni, 99-2009, che poi esce nel 2010 per Avantgarde, come Negative Megalomania, d'altro canto. Che si chiamava Volume 5, questa raccolta, un doppio CD con un live in studio, in pratica non era un greatest hits, era un live in studio con anche alcune cover, cose abbastanza bizzarre, insomma un lavoro interessante che dava un po' un'immagine di come eravamo cresciuti come band, ecco, diciamo, in quei 10 anni. Dopodiché realizziamo Under Saturn Retrograde, che era il nostro grande ritorno, diciamo, dato che erano 4 anni che non facevamo un disco in studio. Ed effettivamente è un ritorno che funziona perché firmiamo per Agonia Records polacca, con cui abbiamo fatto anche tutti i dischi successivi e varie ristampe, ed è un disco che ottiene ottimi responsi. E ci permette, insieme al disco dopo che era Non Deliver Us From Evil, altro disco che va decisamente bene, ci aprono entrambi quei due dischi, diciamo che riportano abbastanza sulla cresta dell'onda la band e ci aprono diverse porte a livello di live, con molte richieste. Cominciamo a ricevere molte richieste per suonare.
anche in contesti importanti. Infatti, diciamo che tra il 2012 e il 2013 facciamo più di 70 show divisi tra tour, tre tour, in pratica uno di supporto a Incantation e con i Ragnarok norvegesi. Poi dopo ne facciamo, no, prima ne avevamo fatto un altro insieme ad Enthroned e a Impiety. E poi facciamo un tour deadliner di supporto gli Ere Baltor. In mezzo a tutto questo facciamo diverse date singole, deadliner, fly-in, show, più diversi festival come ad esempio Hellfest sul Temple Stage, gli Extreme Fest in Germania e Austria. Poi altri festival più underground, insomma, suoniamo veramente una marea di show, tutti di buon livello, ecco, se non eccellente. E quindi è un periodo che ricordo con grande piacere perché è stato un po' il coronamento di tanto lavoro e conosciamo tantissime persone del music business in quel periodo. Suoniamo con grosse band, viviamo un po' quel sogno rock and roll, no? Che leggi sui libri, un po' come quelle band hard rock con cui ero cresciuto, ecco, quindi diciamo che approfittiamo di tutto questo e sono stati degli anni, insomma, intensi. Sotto tutti i punti di vista, e quindi dei bei ricordi, ecco. Detto questo, arriviamo poi al disco successivo che è Hurt Yourself and the Ones You Love, che registriamo in Francia, a Marsiglia, con il produttore Terje Refnes, che era un norvegese trasferito in Francia che aveva prodotto Carpathian Forest, e Gehenna e diverse altre band norvegesi negli anni 90 e poi diverse band Nuclear Blast nei primi 2000. Produttore molto esigente che comunque ci aiuta a realizzare questo disco, secondo me riuscito molto bene, che proseguiva un po' il discorso iniziato con Negative Megalomania e poi con i dischi successivi, però riportando diciamo alcune idee black metal unite alla parte più sludge del nostro sound. Insomma, era un disco abbastanza violento, ma anche molto vario, un disco interessante, insomma, che non a tutti è piaciuto, ma secondo me era riuscito molto bene, include anche alcuni dei testi che preferisco tra quelli che ho scritto. E tra l'altro c'è questa storia, potremmo chiamarlo un aneddoto triste, che in pratica la modella che avevamo scelto per la foto di copertina si è poi suicidata, poco tempo dopo, insomma, non mi ricordo se un anno dopo, ed è insomma questa cosa, ha gettato un po' una luce, sinistra su quello che facevamo, anche se può non stupire, nel senso che insomma, la nostra fan base è abbastanza estrema, ecco, in certi casi, quindi la vita è quello che è, no? E detto questo, arriviamo al disco successivo. Anzi, prima del disco successivo, per Hurt Yourself and the Ones You Love facciamo un tour di supporto sì, un tour di supporto al disco e come band di supporto abbiamo i Nocturnal Depression che sono amici insomma da tanti anni. È un tour che va decisamente bene, parecchie date in tutta Europa e oltretutto poi da headliner sempre facciamo anche altre date da soli nei più svariati posti, tra cui addirittura il Messico, riusciamo a suonare in Messico 3 o 4 show. E quindi 2015 è un altro anno in cui abbiamo suonato tantissimo, insomma,
per i nostri standard. Quasi tutta Europa e appunto il Messico, insomma, un anno soddisfacente, diciamo. Detto questo, arriviamo al disco dopo che è We Owe You Nothing. We Owe You Nothing, è un disco che iniziamo a registrare e dobbiamo quasi subito, interrompere perché, faccio un incidente da passeggero, in macchina, e mi sfracello quasi completamente, perché mi rompo due vertebre del collo, quindi diciamo il collo rotto. 9 costole, un polmone bucato col versamento, una parestesia alla mano, queste due dita, insomma, un botto decisamente forte, che nonostante avessi già fatto diversi incidenti in macchina, questo insomma è stato tosto, e quindi sto un po' in ospedale, poi esco e ho bisogno di qualche mese per riprendermi, e dopodiché riprendiamo le registrazioni circa 4-5 mesi dopo. E a questo punto finiamo il disco nel migliore dei modi, nonostante la fatica, che il disco che viene tra l'altro mixato e masterizzato da Zeus, un produttore americano che ha lavorato con Rob Zombie, Six Feet Under, Chimaira, una marea di band, ecco, Crowbar, insomma, band decisamente pesanti. Fatto sta che esce questo disco, che diciamo divide un po' il pubblico, ad alcuni è piaciuto molto, ad altri meno, perché avevamo tentato un po' delle cose differenti, come approccio, che erano comunque nelle nostre corde, disco un po' più sludge, diciamo sludge punk. Un po' meno black metal, e quindi alcune persone insomma non l'hanno gradito, o meglio non l'hanno capito. Penso che farà un po' la fine di Negative Megalomania, che verrà capito un po' più avanti probabilmente. Comunque resta secondo me un grande disco e oltretutto uno dei miei preferiti, diciamo. Fatto sta che poi mi prendo un'altra pausa perché suonare dal vivo era ancora un po' avevo ancora un po' di dolore, diciamo, e quindi ricominciamo un po' di mesi dopo a fare qualche concerto. E nel 2018 la cosa, diciamo, più positiva, seguita all'uscita del disco, è che veniamo chiamati da Jacob Bannon dei Converge americani, che era il curatore del Roadburn di quell'anno. E scopro che era un fan di Forgotten Tomb dai tempi di Spring Time Depression, cosa che non avevo mai saputo e quindi mi ha fatto molto piacere. E lui ci ha invitato personalmente a suonare a Roadburn, in cui abbiamo suonato nella church, insomma è una chiesa, su quello stage, ed è stata un'esperienza decisamente particolare, insomma. Comunque è stata una bella soddisfazione anche quella, ecco, diciamo. Dopodiché arriviamo quasi ai giorni nostri, quando nel 2019 registriamo Nihilistic Estrangement, che è l'ultimo disco che abbiamo fatto finora. È un disco che devo dire è andato molto bene, è forse uno di quelli che è andato meglio dei nostri dischi dai tempi di Under Saturn Retrograde. Ed è un disco, secondo me, appunto, molto ben riuscito e che purtroppo non siamo riusciti a supportare con un tour adeguato perché c'è stato il Covid tipo poco prima che uscisse, a maggio 2020 è uscito e quindi siamo rimasti, diciamo, fregati. Abbiamo dovuto cancellare tutte le date che avevamo già in programma per il tour, e da quel momento siamo riusciti a fare solamente alcune date sporadiche e adesso vediamo, quest'anno non abbiamo fatto praticamente nulla, vediamo cosa si smuove da qui al 2022, per quanto non sia particolarmente ottimista, e comunque diciamo che speriamo di rivederci on stage al più presto, ecco. E questo è tutto, spero di non avervi annoiato eccessivamente.
Ma purtroppo, o per fortuna, insomma, la storia della band è molto lunga, e abbiamo fatto tanti dischi, insomma, sono successe tante cose, anzi, ne ho anche tralasciate un po' perché non c'è, diciamo, abbastanza tempo, ecco, può diventare un po' noioso, no? In ogni caso, grazie a tutti per avermi seguito in questo percorso. A chi ha comprato i dischi negli anni. Grazie a te, Christian, per lo spazio che mi hai concesso e ci rivediamo on stage al più presto.